Bentornati, carissimi amici di Briciole di Storie, professore. Facciamo luce sulla situazione? Mamma mia, questa l'hai preparata, questa l'hai preparata. No, è proprio spontanea una immagine, ma... Allora io dico l'abajur, questa sconosciuta. Beh, no, sconosciuta no, perché è conosciuta ormai. No. Secondo me l'abajur è andata un po' in disuso nel tempo, ne vedo sempre meno sui comodini. È solo sul comodino, perché una volta c'era anche in sala... C'era anche... Sì, lampada però viene chiamato, l'abajur è tipica del comodino. E oggi se c'è, o c'è la radio sveglia, o si usa il telefono per fare luce, o c'è una piccola luce aggiuntiva, ma l'abajur proprio, cioè un oggetto, adesso con la mano si vedono le dimensioni, di questa dimensione che era decorativo, oltre che utile, sì, io ne vedo un po'. Una luce soffusa, con la lampadina, spieghiamo, una volta c'erano le lampadine trasparenti, con il filamento dentro, quindi un punto luce nettissimo. Poi hanno fatto le lampadine, sempre quelle sì, tipo Edison, ma tutte bianche, che davano una luce almeno un po' più diffusa. Questo permetteva di dare una luce diffusa anche avendo un punto luce molto intenso. E in qualche maniera era carino in una sala che devi illuminare, ma non esageratamente, o in una camera da letto. In camera poi le mettevi uguali, a volte c'erano le applique. Si mettevano sì, direttamente sul muro, sì, ma poi diventavano vincolanti. Invece l'abajur potevi cambiarla. Come dici tu, la luce doveva essere tenue, anche perché tu magari leggevi, ma la persona che aveva a fianco voleva dormire, quindi dovevi avere questa luce leggera che ti permetteva di diventare cieco mentre tentavi di leggere. No, non in questo perché senso. Era troppo bassa, non ti vedeva niente. È vero, non capisci la poesia e la romanticheria. E quindi c'è stato il periodo... degli anni 60 in cui facevano quelle cose oscene, delle palle bianche col bordo arancione o marrone, sai che andavano quei colori. Anni 70 questa roba, sì. C'è qui più anni 70. E qui siamo anche qui anni 70, forse fine anni 70, e quindi come dire, a volte ci facciamo tentare dal fatto che non abbiamo mai parlato di un argomento, in questo caso abajur, questa è avena. Lo ricorda una graminacea? Mi pretendi tanto che io riesca a riconoscere che pianta è. Sì, sono i semi, ma messi così, boh. E poi ci siamo accorti, guardandola, che era parecchio vecchia. La spina è difficilmente databile, anche perché non sono un esperto, però siamo nei primissimi anni 70 e forse anche un po' prima. Quindi questo abajur qui è carino. Ha il disegno sull'abajur uguale a quello sul supporto. È firmato. Sì. Adesso non voglio dire che sia un pezzo da museo, no, certo, che valga migliaia di euro, però non è una robaccia qualsiasi. No, ma queste cose avevano anche un carino, valore. Io ricordo anche in sala le piantane alte, in quegli anni avevano tutti questa parte esterna in tessuto, simil tessuto, cartaceo. Mia nonna ce l'aveva. Tutti, che andava a opacizzare un attimino appunto il punto luce. Si viveva nella penombra. Cioè solo oggi con i LED viviamo in casa che quando accendi da fuori, dalla luna, vedono che qualcuno ha acceso casa. Negli anni 70 si viveva nella penombra. Cioè... più gradevole, stai guardando la televisione, non hai bisogno di avere... Sì, diciamo, a me piace quando sto scrivendo, sto facendo, bisogno allora, di luce no, vera. Negli anni 80 la luce vera ce l'avevi di giorno, ecco, il sole ti illuminava veramente con le lampadine. Se no dovevi avere 3 da 100 watt, ma ti saltava il contatore solo per le lampadine. Cioè era qualcosa di impossibile. E... comunque in ceramica, ma ripeto, diventava, come dire, un pezzo di design. Devo metterlo in camera, devo metterlo sul comodino, non voglio una cosa qualsiasi. Lo è davvero? Sì, cioè, sì. È firmato, è carino, è sobrio. Questa idea del quadrato è più anni 70. Sì. Però non è niente male. Poi voi sapete che spazio... noi tentiamo con i nostri potenti mezzi di raggiungere informazioni sui prodotti. In questo caso... non c'è un marchio, abbiamo visto che ci sono delle viti stranissime sotto all'interruttore che probabilmente si aprivano con qualche chiave strana, ma non abbiamo avuto informazioni. Se qualcuno di voi lo ha avuto una lampada di questo tipo, riconosce l'autore e vuole darci qualche informazione, ovviamente sempre gradito. Si toglie da qui questa quel cacciavite e togli quella piastrina. Togli la piastrina. No, non viene via, la piastrina soltanto. E poi sotto ci saranno... mamma mia! Sì, la sicurezza sì, pura. È meglio di quella che abbiamo fatto qualche volta negli anni 60 puri. Questa qui è un po' più avanzata, ma sempre brutta è. Sì. Con rispetto. Con rispetto, va bene. Per cui è veramente vecchiotto.
Bene, e su questo noi come sempre vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere un like e schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. Potevi accenderlo? Ma possiamo, ma non ho una lampadina. Ai, che naturalmente di quelle ad alto consumo. Assolutamente, no, vabbè, possiamo anche provare, in effetti fermiamoci un attimo, vediamo se riusciamo. Ma questa è una diretta che non... Guarda che però l'attacco, da quello che vediamo qui, è di quelli piccoli. Piccolo! Attacco piccolo. Ce l'ho. E poi ci vuole una spina. E la spina anche proviamo, adesso vediamo. Allora, signore e signori, non abbiamo mai fatto questa cosa in diretta. Il problema può essere raggiungere la presa di sotto. Vediamo se uno dei tecnico sta prodigando. Se esplode qualcosa, lo vedete in diretta e la cosa potrebbe essere molto divertente. O interessante. Non si accende, ma io proviamo. Vai. Lo vedo con, non posso farlo, lo vedo con l'interruttore, accendo ed eccolo qui in tutto il suo scintillante splendore. No, è veramente bello. Ho avuto un'idea di cui sono di qua è senza disegno. Ma anche perché questo ci dà l'occasione per spiegare un'altra cosa. Guardate la luce che serviva da notturna e cadeva o in alto, andava, vi faccio vedere come sulla parete si staglia la luce, o si abbatte senza infastidire lateralmente, perché qui crea questa ombra leggera, un po' focosa. Il fatto di averla accesa produrrà milioni di visualizzazioni aggiuntive. Ma anche lacrime, commozione, raccomandate, cose, un po' di tutto. Però l'idea è stata che complimenti. Ringraziamo i tecnici che si sono prodigati nel giro di pochi secondi. Assolutamente. Tutto quanto. Noi abbiamo tutto, o quasi. E quindi vi ringraziamo nuovamente, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, bla bla bla, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.